schermo il 14 agosto si proietterà C'è ancora domani, regia di Paola Cortellesi. Il video, purtroppo io sarò impegnato a Monteverde con le proiezioni di Monteverde, però ci tenevo a promuovere. A me C'è ancora domani mi è piaciuto. Voglio ricordare quando è tutto partito da Riccione. È un film su impegnato, sulle donne, fatto molto bene, curato nei minimi dettagli. Paola Cortellesi alla sua prima regia, un grandioso film con un cast molto in sintonia, che si vede che è proprio affiatato di squadra. E... tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili! Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello te sei rubata. Questa si chiama fiducia, perché non è che abbiamo visto il film, però grazie davvero con tutto il cuore. Io sono molto confusa in questo momento. Grazie, grazie davvero. Un film sulle donne, sui diritti delle donne, ma non solo. C'è tanto, non c'è ancora domani. Inside Out 2 si farà pure questo. Il film mi è piaciuto molto di più del primo, perché mi ha proprio trascinato come sentimenti, come materie, per andare avanti quando è uno in difficoltà. Un film pieno. Ora in poi dovrebbe essere una passeggiata di... Ciao! Io sono Ansia. Dove metto le mie cose? Una nuova emozione! Oh, mi dispiace! Vedi, noi volevamo fare una buona impressione! Che vuol dire noi? Io sono Invidia! Oh, guarda i tuoi capelli! Oh, sì, non provarci! Lei è Enui! En cosa? Oh, ciò che voi chiamate noia! Come ti chiami, ragazzone? Lui è Imbarazzo! Benvenuto al quartier generale, Imbarazzo! Oh, vuoi battere il pugno? No! Oh! No, dammi 5. Oh. Hai una mano bella sudata, amico. Ascolta, tutti abbiamo un lavoro. Io pianifico il futuro. Vuoi sederti con noi? Queste ragazze sono super cool. Non mostriamo troppo entusiasmo, però. Ci penso. Deadpool e Wolverine. Allora, io lo devo rivedere. Il film è bello. I primi pezzi mi sono ammazzato dalle risate. Quando ce l'hanno presentato la prima volta a Sorrento non lo volevo vedere, ma poi quando ce l'hanno ripresentato a Riccione mi sono strambazzato dalle risate, quindi ho voluto andare a vedere. Lo vorrei vedere in lingua originale. Sto per perdere tutto ciò a cui tengo di più. Non me ne frega un cazzo. L'hai detto quando il tuo mondo è andato a puttane? Ripetilo. Questo Wolverine ha deluso tutto il suo mondo. E quindi il 18 agosto sarà a Monteverde, il 9 sarà qui a Villa Lazzaroni. Abbiamo visto tutti i trailer della prossima stagione, alcune locandine sono già in atto, e quindi tenterò di dirvi quali sono i film che io punto, perché così si fa anche un sunto delle cine giornate di Riccione. Sei sicuro di volerlo fare? Tante cose sono cambiate
è in peggio. Non lei, che non ha perso la fede ed è rimasto anche nella cattiva sorte. L'amico onesto e ha sempre meritato un posto speciale nel cuore di mio padre. Quel faro, come scrive lei, la cui perdita rischia di farci sprofondare nel vuoto e ci assedia. Oggi questo suo figlioccio è il niente, ma se è di questo niente che ha bisogno, sono a sua disposizione. PS. Io per lei sarò Emanuele. Lei invece dovrà firmare le sue lettere col nome in codice di Salustio. Passo quindi al discorso che mi propone, l'affare del grande albergo. Ho capito tutto in linea di massima. Mi sembra una bella idea e mi adopererò come meglio posso. Preside, Iddu ci sta! Ma che cosa fa? Preside, si ricordi, il pezzino lo deve bruciare! Umiliati dalla politica, andai sinti da noi! Ignorati dagli italiani che se ne sbattano di questa guerra. Ti farebbe bene un po' di trincea. Prendete nota. Non lasciarsi pietosire. Chi arriva qui o è un valoroso o è un vigliacco. La gamba m'ha amputata. E che vita è? Preferisci andare in guerra. Ti aiuto a tornare a casa. La guerra non fa niente di buono, ma almeno si è fatto incontrare. Vuoi che ti aiuto? Non ti mischiare in queste cose, non ti riguardano. Ma cosa ridi? Hai capito cosa rischi? C'è qualcuno che fa aggravare gli ammalati per non mandarli al fronte? Meglio la guerra. Una morte sicura e amen. Pensi che sia io l'infame? Chi sfugge al dovere mette a rischio il destino della patria. Gli verrà applicata la massima pena prevista dal codice militare di guerra. Fuoco! Ma dovevo esserci io al suo posto. Penso che gli sto strappando una grande ingiustizia. Assassini! C'è una febbre che in Spagna ha contagiato persino il re. Io non li lascio, stai disperati. La guerra finita, onesti e valorosi saranno tutti morti. Moega! E a far l'Italia resterà solo che i furbi. Fammi morire. Ma non muore nessuno.